Ci troviamo all'interno dello Stand Varenna in compagnia dell'architetto Carlo Colombo, autore della cucina trail qui presentata. Architetto, se ci può definire qual è la cifra progettuale di questo progetto di cucina? È una cucina estremamente tecnologica. Abbiamo lavorato su due materiali, o meglio anche tre materiali. Uno è il top, che può essere realizzato come vedete qua in marmo, oppure può avere delle varianti in gamma della cucina Varenna, ma la caratteristica è il profilo d'alluminio che vedete alle mie spalle, questo frame che ha questa inclinazione a 30 gradi e permette di poter inserire la maniglia nelle colonne, invece qui con una presa facilmente da parte sotto così con le mani, che può essere semplicissima. E la caratteristica è quella proprio di lavorare con la tecnologia, con i nuovi materiali e con dei dettagli importantissimi che sono sia nella vetrina ma soprattutto anche nelle ante della cucina, quasi come se fosse scavata a mano. È una sorta di idea artigianale del prodotto che poi è stata industrializzata da Varenna e quindi è diventato un prodotto industriale con una componibilità estremamente elevata che permette di lavorare in modo sinergico all'interno della cucina. La cucina si inserisce quindi in una filosofia, un concept che è quello di Varenna, estremamente di high quality. Sì, questa è la cucina top di Varenna, perché abbiamo lavorato per tantissimo tempo, è già stata presentata 2 anni fa, ma solo come versione prototipo. Oggi finalmente c'è un catalogo, è in produzione già da questo mese, in consegna, e quindi abbiamo sviluppato con il centro ricerche e con il mio studio tutte quelle che erano le caratteristiche per poter mettere in produzione una cucina così complicata, perché poi è fatta di tante boiserie, è fatta di tantissimi elementi, no? E poi è interessante perché si possono intercambiare i materiali, cioè anche se il disegno del dettaglio della maniglia è quasi una sorta, come dicevo prima, di artigianalità del prodotto, è possibile averla sia nella versione laccata che nella versione in legno, e lo stesso top a 45 gradi può essere sostituito da un top molto sottile, per cui alla fine riuscire a combinare gli elementi della componibilità di un sistema con diversi segni che interpretano poi il valore della cucina non è stato facile. Oggi finalmente siamo pronti e quindi la trail è pronta per il pubblico e sarà in campagna pubblicitaria, penso già per quest'estate. Si inserisce anche in un concept molto più ampio che vede una tendenza in cui la cucina fa parte, diciamo, di un ambiente living, anche per trail è così? Sì, il layout domestico oggi è cambiato tantissimo, quindi la cucina si apre verso l'area living, non esistono più grandi muri o separazioni, è per questo che abbiamo lavorato tanto sui dettagli e alla fine è come se fosse un contenitore dell'area giorno che accoglie acqua e fuoco e quindi ti permette di poter far convivere i due spazi in modo tale che l'utente, anche se ha una casa piccola che è costretta ad avere living e cucina open, ha una visione dello spazio estremamente elegante, quindi quasi non necessita avere un'area giorno, ma è sufficiente avere una cucina che fa da entrambi le funzioni, no? Sì. Benissimo, perfetto, la ringraziamo allora. Grazie. Della sua disponibilità. Grazie. Arrivederci.